Hola ragazzi, eccoci. Oggi vi aggiorno sulla questione calendari. Come avete letto dal titolo, sono finalmente online. Quindi, dopo aver fatto i sondaggi qualche settimana fa tra Instagram, YouTube e Patreon, siamo arrivati al modellare il calendario di quest'anno del 2024. Vi ho tenuto nascosto i risultati, non ve li ho fatti vedere perché in realtà io volevo, o avevo queste mezze idee, in realtà erano più che altro un'idea, di creare i calendari con una sorta di alone di mistero, quindi senza dirvi esattamente che foto aveva vinto o quale no, ecco. In realtà è un po' un'infamata, perché va bene comprare le cose un po' sulla fiducia, però mi piace farvi vedere il risultato, perché molte delle foto che hanno vinto non erano le foto che mi aspettavo che vincessero, ma allo stesso tempo altre foto che hanno vinto erano proprio quelle che avrei voluto nel calendario. E quello che ne è venuto fuori in realtà è un progetto veramente figo che ha delle tonalità che poi vedrete che sono molto sul viola, blu, spezzate comunque da foto che hanno toni molto caldi, quindi è un progetto veramente figo. Ed è bello come ogni volta il calendario abbia una sua vita e un suo motivo di essere. Quello che vi devo dire in realtà è molto semplice, ovvero che se avete comprato i calendari gli scorsi anni o se lo scorso anno avete comprato le stampe che avevo proposto questa cosa qua, sapete un po' già come funziona, perché la modalità che si avrà quest'anno per comprare i calendari è la stessa che c'è sempre. Ma se è la prima volta che comprate un calendario da me o cose del genere, vi spiegherò passo passo cosa dovete fare. Comunque è molto semplice. Dunque, vi spiego un attimo come saranno i calendari e come li ho concepiti per quest'anno. Non saranno tanto diversi dai precedenti, quindi dal calendario del 2021 e 2022, quindi ci saranno due formati, formato A4 e formato A3. Sono strutturati per essere calendari in orizzontale, da affissione alla parete, calendari stampati su cartoncino fotografico lucido, rilegatura spirale, in formato appunto orizzontale per avere una visione più panoramica dell'immagine. La grafica è molto simile a quella del 2022, lo sfondo del calendario sarà bianco, anzi un grigiolino appena appena, perché ho visto che nella prima versione che avevo fatto nel calendario del 2021 lo sfondo nero è sì bello, ma è bello quando lo si vede a monitor, ma stampato risulta secondo me troppo pesante per un calendario. Quindi avevo poi switchato su una grafica molto più pulita e ariosa, diciamola così, con uno sfondo bianco, e l'ho riproposto anche per quest'anno. Il calendario sarà praticamente quasi tutta foto e in basso ci sarà appunto questa banda bianca in cui saranno presenti all'interno appunto i giorni del mese, le varie festività evidenziate con una barra colorata, la mia firma e poi, cosa che secondo me è super bella da vedere, il luogo in cui è stata scattata la foto, quindi vedrete di mese in mese da dove arrivano le singole foto. Questo per quanto riguarda il come è strutturato il calendario. Poi adesso andiamo a vedere un attimo come funziona la pagina qua su Produzioni dal Basso per ordinare il calendario. Molto semplice, raga. Per acquistarli bisogna andare sulla piattaforma Produzioni dal Basso, è un sito di crowdfunding italiano oltretutto, che finanzia progetti di privati e non tramite appunto il metodo di crowdfunding, che sarebbe un metodo di finanziamento tramite letteralmente la folla, quindi raccolgono donazioni piccole o grandi che sia da persone qualunque e si finanziano progetti in questo modo qua. In questo caso io sto finanziando il progetto dello stampare i miei calendari, quindi quello che voi andrete a fare tramite questo sito è una sorta di donazione nei miei confronti, però una donazione con ricompensa, in questo caso il calendario che avete scelto. Ma adesso veniamo a noi, ovvero come fare ad acquistare il calendario. Allora, per farlo bisogna andare sul sito Produzioni dal Basso, cliccate sul sito e quando si aprirà troverete, vabbè, tutti i vari dettagli che stanno all'interno del sito, quindi quanti progetti sono all'attivo, quanti soldi hanno già raccolto per i vari progetti di quest'anno. Insomma, vi fanno capire che un po' il sito in realtà è affidabile, non è una di quelle piattaforme che vi chiede le donazioni e poi spariscono quei soldi, ok? Comunque, per trovare il mio progetto dovete andare sulla barra di ricerca in alto e scrivere calendari malvivenza 2024. Premete invio e si apriranno tutti i vari progetti collegati a questo nome, quindi troverete anche i progetti passati dei vari calendari, quindi magari calendari malvivenza del 2021, del 2022, le varie ristampe, ma quello che interessa a noi è il 2024, quindi cliccate sul progetto e adesso si aprirà proprio la pagina vera e propria del progetto appunto dei calendari di quest'anno. Allora, se vi interessa potete scrollare tutta la pagina, io vi ho inserito qua diverse schermate in cui vi spiego per filo e per segno come
come funziona il progetto, come l'ho strutturato. Per ora quello che ci interessa è come fare ad acquistare il calendario. A destra della pagina trovate tre bottoni, tre riquadri, diciamola così. Il primo che è fai una donazione libera, vi spiegherò tra un attimo cosa serve. Poi abbiamo 20 euro calendario a 4, 30 euro calendario a 3. Direi che questi due sono abbastanza semplici da capire cosa sono. Quindi se voi volete una copia del calendario in formato A4, cliccate nella casella calendario A4 20 euro, questo è il prezzo del calendario, o se lo volete in formato A3, cliccate nella casella 30 euro calendario A3. Una volta che voi cliccate, facciamo l'esempio, volete una copia del calendario A4, cliccate nella casella, si aprirà un'altra pagina in cui vi chiederanno i metodi di pagamento, in questo caso sarà possibile pagare con la carta o con PayPal, poi con la procedura di pagamento e bla bla bla. Non dimenticatevi di inserire i vostri dati per la spedizione, perché come funziona? Che io raccolgo tutti i preordini. Una volta che ho il numero esatto dei calendari che sono stati venduti, io ordinerò il calendario alla stamperia e i calendari arriveranno a casa di mia madre in Italia. Poi sarà lei a prendere ogni singolo calendario, imbustarlo, mettere il vostro indirizzo e spedirlo. Quindi mi servono i vostri indirizzi di casa per mandarvi il calendario. Nel caso non riusciste a inserire i vostri dati in questa fase o vi dimenticaste, ok, tranquilli, mi farò vivo io con una mail o con un messaggio, oppure se mi seguite tramite Instagram, ok, scrivetemi lì sopra per messaggio. Ma se voi voleste più di una copia del calendario dello stesso formato, c'è lo sconto multicopia. Se voleste quindi, per dire, due calendari a tre, voi pagate il primo 30 euro. Devo fare mente locale, raga, per mi a dire $30, no, pagate il primo 30 euro, il secondo non lo pagate più 30 euro, lo pagate di meno. Lo sconto sulla seconda copia in realtà è dato dal fatto che vi tolgo il costo di spedizione della seconda copia effettiva. In questo caso, per il formato A4, dalla seconda copia in poi i calendari vengono a costare 14 euro. Quindi il primo 20 euro più 14, più 14, più 14, insomma quante copie volete. Per il calendario A3 pagate la prima copia 30 euro, la seconda 18, la terza 18, la quarta 18 e via così. Comunque ripeto, trovate tutto spiegato all'interno anche della pagina. E qua entra in gioco la casella donazione libera, perché se voi volete appunto due copie A3, voi cosa fate? Mi scrivete qua l'importo delle due copie, quindi 30 euro più 18 euro, quindi 48 euro, e fate una donazione di 48 euro, si aprirà di nuovo la pagina in cui inserite i vostri dati per il pagamento e poi vi sarà possibile appunto specificare cosa comprate. Ditemelo, quindi due copie a tre oppure tre copie a tre, così almeno so quante copie avete effettivamente comprato. Passiamo adesso a un'altra questione non meno importante, ovvero le tempistiche. Allora, essendo il calendario del nuovo anno, a me piacerebbe farvelo avere entro la fine dell'anno. A volte arriva un pelino dopo, a volte arriva un pelino prima. In questo caso sarà possibile acquistare i calendari non oltre le 23:59 del 10 dicembre. Quindi se siete sicuri non aspettate l'ultimo momento, perché poi magari vi dimenticate, ok, compratelo subito. I costi delle stampe sono già comprensivi di costi di spedizione per l'Italia. Se abitate all'estero fatemelo sapere, perché probabilmente c'è qualcosina da aggiungere sulle poste, però devo mandare mia madre in missione a chiedere direttamente in posta quanto verrebbe a costare per spedirlo, non so, in Europa o chissà dove. Cos'altro vi devo dire? Sconti multicopie ve ne ho parlato, come acquistare il calendario ve l'ho parlato, termine ultimo per comprare il calendario ve l'ho detto. Ah, ecco. Ultimo ma non ultimo, raga, questa volta mi ci voglio impegnare per davvero. Ve l'avevo promesso forse anche l'ultima volta che ho iniziato questo progetto qua, ma non l'ho finito. Ma questa volta proverò veramente a fare il bravo, perché dietro queste foto qua specialmente c'è una storia che voglio raccontarvi. Quindi quest'anno tornerà il progetto Retroscena Fotografici, lo farò in modo un po' più improvvisato, perché sono qua, comunque vedete questo è il mio studio, non ho più quello che avevo da Zeglio, bello con le luci. Però voglio fare di nuovo il progetto Retroscena Fotografici per spiegarvi la storia che c'è dietro ogni singola foto, perché raga, non vivete in una bolla, sapete che ormai creare una foto da zero con l'intelligenza artificiale è una cosa che si può fare veramente ormai anche da telefono. Quindi questo è un motivo
in più per farvi vedere che dietro alle foto c'è ancora della genuinità, o comunque voglio farvi vedere che ha ancora senso prendere la fotocamera, andare fuori e sudarsi una foto, o essere lì nel momento più assurdo di tutti, di poter scattare la foto che dite cazzo sì, questa l'ho fatta io, non l'ha fatta un computer. E poi usare anche questo come pretesto per raccontarvi appunto vari aneddoti che stanno dietro le foto che magari non vi racconto nei video. Quindi penso che a sto giro veramente meriterà, non dico comprare il calendario, ma se comprerete il calendario sarà bello, perché dietro ogni foto saprete come sono arrivato a ottenere quello scatto e guarderete il calendario con occhi diversi, ne sono sicuro di questa roba qua. Quindi dai, chiudiamo qua il video. No, fermi, stavo dimenticando una cosa super importante. Per i Patreon, messaggio promozionale, sono abbastanza sicuro di avere l'indirizzo di ognuno di voi, ma non ne sono così sicuro. Comunque, vi scriverò a breve per avere il vostro indirizzo, perché vi manderò una specie di targhetta con tutte le varie foto del calendario a casa, direttamente, come regalo di Natale, diciamola così. È un pensierino, però veramente mi sembra il minimo. Niente, chiusa parentesi e niente, ciao a tutti raga, grazie mille per sostenermi in questa roba qua e niente, per darmi un sacco di feedback positivi per foto, video, come al solito. Grazie mille, grazie. Molto spesso non rispondo ai commenti, mi sento un infame per questo, però li leggo veramente tutti, anche perché non è che sono tantissimi. Mi rendo conto di quanto sia fortunato nel fare questa roba qua, ed è bello vederlo. Niente, grazie ancora a tutti, raga. Un saluto da Lansiston, ci ragioniamo alla prossima. Vi ricordo il link qua sotto nella bio, e se avete bisogno scrivetemi pure nei commenti. Ciao a tutti, raga.